L'Italia del volley si congeda da Milano con un altro successo prima di dedicarsi alle Final Six di Torino. Contro la temibile Olanda e CT Blengini dà spazio alle seconde linee e l'inedito sestetto azzurro paga dazio all'emozione. Il primo set è un monologo olandese innescato da un parziale di 6-0 che a metà set incanala la prima frazione. 25-16 per gli Orange, Italia troppo brutta per essere vera. Altro set, altra storia, azzurri più determinati e set che gira a partire dalla difesa di piede di Gabriele Nelli, il cui 53 di scarpe torna utile. Anche al servizio l'opposto toscano mette in difficoltà i nostri avversari, l'Italia vola sul 21-14 che segna il set, nonostante un tentativo di rimonta finale dell'Olanda. Il terzo parziale inizia con gli Orange più pronti, 5-8 al timeout tecnico, 10-14 a metà set, con l'Italia troppo fallosa in attacco. Parkinson Amore è una sentenza, l'Italia prova a tirarsi su con un paio di buoni attacchi di randazzo, poi qualche errore di term up consente agli azzurri di arrivare ai vantaggi, dove i nostri si aggiudicano un set in cui eravamo sotto di 6, grinta Italia. Rotto il ghiaccio è un'altra nazionale, il quarto set è un monologo azzurro dove tutti portano il loro mattone, da randazzo a Candellara a Chester, il 25-15 che chiude il conto è il giusto premio per i meno impiegati in questo mondiale, che hanno però dimostrato di meritare, di far parte di un grande gruppo. Siamo riusciti comunque a entrare in campo, un po' contratti, però ci siamo sciolti e abbiamo portato a casa il risultato, questo era l'importante. Non con una pallavolo di sempre di altissimo livello, però quello, l'importante era giocare, scioglierci e prendere un po' il ritmo gara. Anche chi gioca meno è parte integrante di questo gruppo. Beh, sì, abbiamo dimostrato, a parte l'inizio che siamo partiti un po' così, qualche fase altalenante, dovuta comunque al non avere ritmo gara, per il resto sono andati molto bene, secondo me. E questo comunque dà a vedere che ci siamo.